Ciao a tutti e benvenuti nel nostro magico mondo musicale. Io sono Dino Scordino e questa è Release of the Day. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube PA74 Music e di attivare la campanella. Ora siamo pronti a presentarvi dei meravigliosi compagni di viaggio, cantanti, gruppi e artisti musicali in generale. Ed eccoci qua col nostro ospite di oggi, della nostra Release of the Day. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Oh, meraviglioso, da Dio, guarda, molto molto bene. Allora, innanzitutto però partiamo un attimino a far conoscere ai nostri ascoltatori il nome di quest'artista. Prego. Io sono Enrico Knob. Per gli amici, nome d'arte, me l'hanno dato tantissimi anni fa, 30 anni fa, e me lo sono tenuto. Allora, per gli amici ti chiameremo Knob oggi, va bene? Ci sta. Oddio, l'accento un po' t'ha fregato, per cui già io posso immaginare da che zona vieni, ma diccelo tu. Bolzano Calabro. Sì, immagino proprio. No, sono trentino. Sono trentino. Oh. Fantastico, fantastico. Senti, noi ti vediamo qua da solo, quindi è un solo project oppure fai parte di una band? Io ho tanti progetti aperti. Quello a cui tengo di più, che sto investendo molto, è una band musicale, è un progetto che parla di temi, diciamo, seri, a cui tengo molto. Nome? Alieni che avvisano la popolazione, diciamo, terrestre di problemi che ci sono sul pianeta. Il progetto si chiama Bionic Visioni. Qui andiamo nell'extraterrestre, allora, a quanto ho capito, Enrico. Io credo negli alieni. Credo fantastico, negli alieni. Fantastico, fantastico. Allora, questa teniamola in sospeso, questa cosa, perché poi verso la fine te la farò più precisa la domanda su questa cosa qua, va bene? Adesso capiamo un attimino un po' le tue influenze, no? E di solito chiediamo l'ultima canzone che hai ascoltato. L'ultima canzone che ho ascoltato, a parte la mia, Made Be di Enya. Oh, beh, dai, spazi proprio in tutti i sensi. E invece l'ultimo film che hai visto? L'ultimo film che ho visto sono 5. L'enigmista, quindi andiamo anche nel fanta horror, insomma nel thriller horror, diciamo, giusto? Devo musicare un film horror e allora mi sto praticamente documentando su alcuni film che piacciono a me dell'horror e sto facendo una sorta di Carpenter. Fantastico. Carpenter, diciamo, una roba così, misto. Ti stai calando nella parte di Stephen King praticamente, difatti vedo che ti stai già mutando. Senti, con le serie TV invece ne vedi, ti piacciono? Qual è l'ultima che hai visto nel caso? Io TV ne guardo poca e sono rimasto legato diciamo a delle serie, diciamo, dell'altro ieri, tipo Sanford and Son e La casa della prateria. Ah, proprio dire. Recenti, cioè l'hanno fatti, mi pare, un mese fa, qualcosa del genere. Beh, però sono le immortali, sono quelle che non... giusto? Ha finito di girare l'ultima puntata oggi, mi sembra, di Sanford and Son. Ah, addirittura, fantastica, benissimo. Senti, qua però
andiamo un po' sull'arte, quella un po' che piace a noi italiani, insomma, il tuo piatto preferito. Qual è? Dimmi tutto. Il tuo piatto preferito, qual è? Il mio piatto preferito, ne ho diversi, diciamo, forse la parmigiana. Bella! Ecco, vedi, mi hai già fatto venire fame, non dovevi dirla sta cosa, io già lo sapevo, va. Mi viene particolarmente bene. Ah, ti viene bene, bene. Allora, la prossima volta che passo dalle tue parti, mi sa che ti avviso un'oretta prima e arrivo subito al volo. Ascolta, nell'ambito invece artistico, quali sono gli artisti che ti hanno influenzato di più? Beh, in primis Battiato, che è quello che mi ha fatto avvicinare alla musica. Io, quando facevo le scuole, odiavo la musica. Dopo, sentendo Radio Varsavia alla radio, mi ricordo, mi era piaciuta particolarmente. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Filippo Destrieri, che era il tastierista storico e collaboratore di Battiato, è tra l'altro una persona, cioè, stupenda. E poi Jean-Michel Jarre, beh, Pink Floyd come per gran parte di musicisti. Sto pensando altri che mi hanno influenzato particolarmente, vabbè, Vincent Clarke, Enya, Roy Shock ultimamente, Morricone, qualcosa di Morricone, insomma, ecco, cioè, ho un po' un misto, insomma, ecco, vado un po' Morgan dei primi tempi, con il Blue Vertigo, ho molte influenze, insomma, ecco, Rockets. E vari molto, però sono tutte colonne portanti della nostra musica, insomma. Poi vabbè, anche una parte, diciamo, a me piaceva molto la vocalità che si avvicina più alla mia, diciamo tonalità basse di Faber, insomma, che Fabrizio D'Andrea. Certo, fantastico. Era un cantante non cantante, nel senso che non aveva grandi doti canore, però usava questa sua, diciamo, pecca, e secondo me faceva delle canzoni stupende, insomma, era un poeta. Era in grado di trasformarla in un grande pregio, insomma, questa è la verità. Una cosa che sto facendo io. Vabbè, dai, poi una domandina, mi sa che scopriremo anche questo lato tuo. Ascolta, sappiamo che comunque hai fatto e avete fatto anche con la tua band, i Bionic Vision, diversi festival, hai calcato diversi palchi. Qual è stato il tuo concerto, palco, festival dove hai avuto l'esperienza più bella finora? Forse in piazza a Bucarest, ero con un altro progetto, che mi ricordo che ero dietro le quinte, questa è una piccola chicca che racconto sempre spesso, perché fa ridere, diciamo, e non avevamo la sensazione di quanta gente c'era davanti, no? E gli faccio a uno dei ragazzi che ci fa entrare, no? Che sapeva un po' l'italiano, ma c'è tanta gente, mi fa, qualcosa c'è, esco, c'era una marea, la folla, è stato a tremare, e ho detto adesso mi dimentico tutto, perché era rigorosamente live, tra l'altro, non era in playback. E invece come è andata? È andata abbastanza bene, diciamo che c'era talmente tanto casino che non ho sentito le stecche, no? Fantastico. Magari non ho capito le bestemmie che tiravano il rumeno. Può essere, è stato un bene da quella parte lì, perché vuol dire che andava sempre tutto bene. Senti, adesso siamo arrivati in una domanda per la quale... Questa domanda è in grado di dividere gli artisti che sono passati da questo format, e la faccio anche a te. Cosa ne pensi dei talent show? Posso vomitare o... Ok,
Ok, abbiamo capito da quale parte stai, vai, va bene. Lasciamo perdere, guarda, evito il commento. Ah, proprio fino a questo punto qua, ok, va bene. Non li sopporto perché sono falsi e sono pilotati, cioè non mi piace chi ci partecipa, chi si vende tra i giurati, cioè non, ok. Bene, adesso abbiamo capito bene da che parte stai. Ascolta, Bionic Vision, giusto? Perfetto, da dove ha origine questo vostro nome artistico? Il nome era stato dato praticamente dagli albori, perché io avevo staccato da un progetto che voleva essere, diciamo, i genitori dei Bionic, però non trovavo riscontro dall'altra parte, no? Allora ho chiuso il progetto, me ne sono andato, ho tolto le tende, diciamo, e ero, diciamo, nel luogo, diciamo, di ispirazione che ho di più, che è il bar. No? Ah, ok. Diciamo, è un luogo di ispirazione, no? Sono entrato nel bar e, parlando ad alta voce col barista e un amico che c'era lì, gli ho detto testuali parole: voglio fare un gruppo, devo trovare uno matto come me che fa questo progetto, no? Gli ho detto: di cosa si tratta? Beh, dobbiamo raderci a zero, metterci il trucco, vestirci in modo strano e fare musica a anni 80 con sonorità moderne, parlando di cose serie, non cuore, amore, solite cose. E sto qua mi fa, quello vicino a me mi fa: io ci sono. Ok, ho detto: va bene, ci sei, come ci chiamiamo? Beh, io avrei in mente delle visioni bioniche, mi ha detto, no? Perciò Bionic Visions. Meraviglioso. È nato tutto in 2 minuti di parte. Dopo... Era destino allora, dai, era destino che doveva andare così. Grazie al prosecco, diciamo. Ah, sì, ok. Quello ha contribuito parecchio. Ascolta, quando poi scrivi o scrivete una song, no? Da dove parte il vostro processo creativo? Cioè, dalla musica, dalle parole? Allora, il processo creativo nasce, intanto, a volte va da quello che è dietro qua, il piano, no? A volte dal piano se mi nasce una melodia. Se poi non nasce la melodia, però voglio parlare di un tema, che tipo adesso una che abbiamo appena fatto adesso, che sarà il titolo del nuovo CD, che sarà doppio, praticamente si intitola Io Sono, e è praticamente preso lo spunto da una canzone di Battiato, che voglio fare un omaggio al maestro. Al maestro, certo. Omaggio, e è una canzone introspettiva. Infatti ci sarà la parte col classica voce dei Bionic Visions, che è il vocoder, che ripeterà Io Sono. In poche parole, c'è questo viaggio introspettivo. Lì è nato praticamente il testo, che di solito faccio una bozza, diciamo la sinossi della canzone, dopodiché creo la melodia vocale, e da lì praticamente adatto il testo cercando di tenere, insomma, l'argomento che devo tenere, basandomi appunto sulla sinossi, e dopo scelgo i suoni. Oppure può nascere una canzone da un suono, magari sento un suono o creo un suono col sintetizzatore, mi piace, e da lì mi invento la melodia o cerco di usarlo al meglio. Ecco. Poi usare che esempio i suoni percussivi o sono di drum machine analogiche, gran parte, oppure tutto nato da campionamenti, i suoni presenti in natura, con un discreto, diciamo, sound design portati ai suoni percussivi. Perciò quando si sente la ritmica bionica, non è mai una cassa reale, se non è
una drum machine, appunto, potrebbe essere un sasso contro un sasso. Un martello contro un altro martello. Beh, creatività nell'elettronica proprio a manetta. Amo questa cosa, Brian Eno, ti segno. Eh sì. Bene. O Alan Parker, nomi. O recentemente, insomma, in AXA, in Schaeffler. Beh, abbiamo detto niente. Allora, Knob. Prima ci eravamo lasciati che stavi entrando in un argomento e mi piacerebbe adesso 30 secondi farti dire effettivamente, allora questa è più una domanda filosofica, ma vogliamo sapere in che cosa credi. Io credo negli alieni, non credo in entità spirituali, quello che chiamano, diciamo, Dio, i vari dei, i vari divinità. Io credo praticamente negli alieni, e se proprio dovessi scegliere una religione, sceglierei, insomma, il buddismo proprio, ma sono più, diciamo, sugli alieni. Credo negli alieni, non possiamo essere, come diceva Morgan, praticamente non possiamo essere l'unica entità, capito, vivente in tutto l'universo. Cioè, è da coglioni, secondo me, crederlo, capito? Cioè, siamo gli unici esseri intelligenti in tutto l'universo, ma che si crede. Quindi da qualcuno siamo stati creati, ma non è magari quello che uno ci si aspetta, voglio dire. Io penso che siamo un innesto degli alieni, insomma. Me lo dico ogni volta che mi guardo allo specchio la mattina, per cui potrebbe essere. Senti Enrico, adesso ti faccio fare una cosa che di alieno c'ha tanto, perché adesso siamo curiosi di sentirti un attimino in una piccola prova tua, 15 secondi di un brano che ti piace e che ti viene in mente adesso, a cappella. Vai. Mi viene in mente questo momento? Beh, pensaci. Ah, perché in questo momento mi viene in mente la società di Magnaccioni, no? Ok, ma una che il nostro pubblico possa anche sentire meglio. Grazie. No, mi verrebbe in questo momento, e ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la tua essenza. Sarebbe la mia essenza, mi l'ho fatto tu. Fantastico. È sceso il maestro completamente qua in questo momento. Fantastico. Del top, mi ha proprio, forse quello che mi ha contagiato. Perché buona musica fatta con cioè, parlando di cose serie, capito? È vero. E credo che abbia influenzato tantissimi personaggi che ci sono oggi nell'ambito musicale, a parte il genere, perché lui non aveva genere, per cui va benissimo così. Ha cambiato tantissimi generi, cioè nell'elettronica è stato un pioniere in Italia, no? E con la voce del padrone ha influenzato tantissimi. Se poi pensiamo, tipo Alexander Platz, era praticamente nata 5-6 anni prima, si chiamava Valérie, era cantata da Alfredo Cohen, che parlava praticamente di un trance, praticamente bolognese, se non mi ricordo male, era dedicata a questa persona, insomma, no? E sentendo poi l'adattamento fatto da Battiato, che la musica era di Battiato Pio, sul testo, ha fatto da una canzone carina che era, e l'ha fatta diventare una canzone bellissima. Se si ascolta anche il testo, perché i testi di Battiato vanno un po' interpretati, diciamo, che sono letti, c'è dentro una cosa stupenda, no? Praticamente, che è il, come si dice, la persona che
che lascia, diciamo, il benessere per andare a vivere per amore, andare a vivere diciamo in un'altra, come si dice, in un'altra realtà, diciamo, quello dell'amore, insomma, pensare nel mondo, nel mondo. Esatto. Sicuramente. Ascoltami, Enrico. Adesso arriviamo alla domanda clou, quindi questo è il domandone finale, prima di vedere un vostro video. E vorremmo sapere, parlaci del tuo progetto musicale e dei tuoi piani futuri. Allora, il progetto Bionic Visions si è praticamente rinnovato. Ho cambiato, diciamo, i miei compagni di viaggio e ho praticamente ingaggiato, come dico io, un chitarrista, cantante, compositore, che sposa il mio sound, la mia musicalità, e sta dando praticamente il suo apporto sia sulla creazione che sugli arrangiamenti, mettendo appunto uno strumento che non avrei mai pensato di mettere nelle canzoni bioniche, che è la chitarra, chiaramente usata come la usavano i Rockets o i Gattura. Certo. Poi praticamente ho preso un altro cantante polistrumentista, che ha una voce che è pazzesca, e poi una cantante aliena. Che praticamente metterà la sua vocalità, come si dice, sulle canzoni, perché ci sono delle canzoni che volevo fare un po' più, diciamo, melodiche, sfruttando delle belle voci. Perché fino adesso ho giocato, come faceva Faber, sulla mia poca capacità vocale. Perché ho sempre fatto cori, in 30 anni ho sempre fatto le parti, diciamo, o i cori o le classiche canzoni, diciamo, dance, dove si faceva, che ne so, vai più round, cose così. Sì. bella, diciamo, profonda, di diaframma, a canzoni dove praticamente prevale di più magari la voce che i suoni, insomma, che la base musicale. Il progetto Bionic Visions sarà prossimamente, appunto, con i nuovi effetti scenici, se si potrà fare ancora qualcosa. Speriamo, ma penso di sì, dai, ce la dovremmo fare. Però diciamo che musicalmente presenteremo un CD doppio, dove ci saranno delle canzoni, diciamo, trainanti, che riprendono il discorso lasciato lì a metà con l'ultimo CD che avevamo fatto, che era Final Destination, no? Questa destinazione finale, che invece proseguirà con questo CD che si troverà Io Sono, e sarà doppio. Ci saranno canzoni, appunto, trainanti e canzoni molto molto sperimentali. E mentre facciamo questo, abbiamo già postato il CD seguente, che abbiamo già il titolo, e altri due dopo. Cioè, siamo molto avanti, capito? Siete un po' troppo avanti, ragazzi. Noi vi vogliamo gustare piano piano, però, perché adesso vedremo un bel video vostro. Adesso vedremo un bel video vostro, che così ci porta un po' nel vostro mondo, e siamo curiosi, aspettiamo veramente volentieri, perché io so, perché vi ho visto anche in live, il vostro è un progetto anche molto visivo oltre che di audio, per cui invito tutti a essere curiosi e di andare a vedere questa evoluzione, un Bionic Vision 2.0, che sicuramente non ce ne pentiremo. Tra l'altro, il video che è stato scelto, diciamo, è come si dice, è frutto di un anno di lavoro, perché è stato creato totalmente in 3D. L'unica faccia che si vedrà sarà la mia, insomma, però
il progetto è nato appunto su ogni singolo oggetto che si vede è stato creato da zero, plasmato da zero, perciò tra rendering e errori di rendering che si trovavano un anno circa di lavoro, grazie anche a un carissimo amico che è collaboratore da una vita e volevo ancora ringraziarlo, Michele Cecchi. Per chi mastica, diciamo, di musica trance, cioè è un personaggio molto rinomato nell'ambito e ama fare appunto anche filmati, e si è armato di molta pazienza per fare questo video. Secondo me ci sono dei particolari che andrebbero spiegati nel video, no? Però faccio ti spiego questo, se fai attenzione nel video, quando atterro praticamente su questo grattacielo, fai molta attenzione dove atterro, perché gli oggetti non sono messi lì a caso, e tu sono sicuro che capirai. Fantastico. E allora a te l'onore di presentare il vostro video, prego. Il video è Sinapsi. Via, Sinapsi, godiamocelo. Prego.